Hunger Game. Ciao, e posso la buona sorte essere sempre a vostro favore. Dice buona sorte in italiano, nel sul libro italiano. Oh. Sul libro sì. Hai brutto, vabbè. Buona sorte. Vabbè. L'ho letto in inglese, non si noterebbe. Ogni volta che arrivo con un libro l'ho letto in inglese. Già. Oggi siamo qua con un altro video tag. Questo è il Best Friends Tag. Sono un po' più bovinchioso come titolo, però è carino. Cominciamo. Come e quando vi siete conosciute? Oh, che carina questa domanda. La domanda da $1,000, che non da 1 milione di solito, io non do solo 1,000. Vabbè. Allora, no, le nostre mamme lavoravano insieme quando erano incinte di noi due, e quindi niente, ci siamo conosciute praticamente fin dalla nascita, quasi 17 anni fa. Hai una foto di noi da piccole? No, piccole piccole non ce l'ho sul telefono. Oh. Vabbè, poi. Le aggiungeremo. Qual è il vostro ricordo preferito insieme? Oh, mamma mia. Troppi ricordi. Ho spostato il tavolino. Sì. Ok, dai, rispondo. Il ricordo più vecchio che ho, devo dire il più bello o il più vecchio, perché in realtà ce ne ho tanti, quindi io partirei dal più vecchio. Il ricordo preferito. Vabbè. Io dirò il più vecchio, perché mi va. Allora, la prima cosa che mi ricordo io è stato probabilmente il nostro primo... No, io che mi ricordo abbiamo fatto 3 litigi, in vita nostra. Allora, è stato uno dei primi litigi che abbiamo fatto, avremmo avuto 5 anni forse. Roba seria. Cose importanti qui. Ed eravamo alla casa di tua nonna e... Lei aveva una bicicletta, io volevo usare la bicicletta, allora siamo finite che ogni stop, fermata di stop, cambiavamo persona che stava sulla bicicletta. Però quel giorno eravamo a Forte dei Marmi, sì, me lo ricordo. Non me lo ricordavo. Sì, comunque, sì. Litigi importanti. Ma era la mia bicicletta. Però io ti volevo salire sulla bicicletta. E tu non sei nessuno, no? Ok. Vediamo, qualcosa che mi ricordo io, penso la prima volta che abbiamo fatto un pigiama party insieme. Sì, qual è il primo pigiama party che ti ricordi? Era quando lei, anche suo fratello, erano venuti a casa mia. Quando gli ha fatto la pizza? Sì! Sì. È stata una cosa epica, ci sono venuti di troppo. Poi avrò litigato con mio fratello, perché io ci devo litigare almeno una volta a sera. Sì, per un pennarello poi avete litigato. Era la mattina dopo, io ero in quarta elementare, lei in terza, pure io in quinta, lei in quarta, insomma. Sì, perché siamo, anche se abbiamo solo 20 giorni di differenza, siamo un anno separato di scuola. Esatto. Tipo avevamo preso 4 fogli uniti insieme, disegnato una pizza gigante e sopra ci potevamo fare cose, qualunque cosa. Mio fratello ci ha messo anche le caramelle, aceto, cioè la bottiglia di aceto. Io ci avevo messo i ragni, mi ricordo. Io mi ricordo cosa ci ho messo, però tu ci avevi messo la caramella a forma di coniglietti. Oh, me lo ricordo, c'è tutta cosa in testa. Tipo che cosa testa di coniglio. Ok, andiamo avanti. Qual è il vostro lavoro ideale? Di Claudia, scrittrice o architetto? Brava. E invece di Franci è fare video. Sì. Video. Tanti video. Sì, esatto, video make up. Ciao. Leggo io. Judy Pai Cheat. Descrivi l'altra persona in una sola parola. Oh. Libri. YouTube. Qual è il vostro marchio di make up preferito? Cavolo. Di Claudia Essence, penso. Essence per le unghie, ma anche Kiko mi piace. Però, tuo Essence, sì. Kiko, sono quelli che Essence, usiamo. Essence, Kiko, Deborah a volte, ma vabbè. Fossimo dei ricconi. Qual è qualcosa che ti infastidisce riguardo l'altra persona? Oh. Ma no, Claudia non infastidisce. Lei ride sempre, è simpatica, è carina. Secondo mio padre... Quando mi finisci i biscotti, ecco. Ti ho mai finito i biscotti? Sì, una volta mi hai finito le gomme.
gocciole o il pannistello, non mi ricordo. Oh, io amo le gocciole. Gocciole forever. Ma neanche Franci, cioè davvero abbiamo litigato 3 volte, vedete un po' voi, quando avevamo 5 anni. La prima volta per una bici, la seconda per un triciclo. Noi eravamo persone senza mezzi di trasporto. E poi? C'era qualcosa di... Boh, comunque cose molto intelligenti, noi litigavamo... Se poteste andare dovunque nel mondo, dove andreste e perché? California. Ci sono già state. È un Madagascar. Solo per vedere se ci sono gli animali parlanti. No, vediamo. Io ho una lista di posti che voglio visitare. No, c'è un libro. Los Angeles ci sei stata? Sì. Abbiamo Las Vegas non ci sei stata? Sì. Accidenti a te. Sono anche stata nel tuo hotel. Sì. Sono stata anche al Planet. No, però non ci ho dormito lì, ho dormito al Venetian io. Ah. Sì. A me piace andare ovunque. E infatti io amo. Basta che sia insieme, va bene tutto. Io potessi vivere su un aereo lo farei. Però che viaggi fighissimi tipo on the road. Sì, che bello. Quando avremo un'auto facciamo un viaggio on the road per l'Italia. Figo. Anche solo per l'Italia, mi va bene anche solo lì. Però vedi i posticini fighi. Boh. Comunque, posti che vorrei visitare ci sono. Cina, tutta la parte asiatica, perché sono andata solo in Turchia finora. Quindi l'Africa non mi dispiacerebbero andare tipo in Egitto. L'Australia io. Australia tantissimo, peccato che ci sono delle cose. Antartide. Mi suggerisce Antartide. Australia, poi ci sono tutte le isole fighe dove ogni volta che leggi qualcosa o dicono sto andando alle Fiji o sto andando alle isole chissà dove, Santa Lucia, boh, Maldive, ecco, noi andremo anche lì. La vostra stronzata. Ok. Nel senso, noi siamo persone abbastanza tranquille, quindi Non abbiamo mai fatto niente che potesse definirsi proprio una... Forse l'aver fatto bere al suo povero fratello una cosa fatta di latte, polpa di granchio, biscotti, miele, zucchero, Nutella. Una volta gli ho anche messo il caffè dentro la Coca-Cola. Il bello è che non so se avete mai provato, ma se prendi una Coca-Cola con le lattine e ci metti dentro il caffè e inizia a fare la schiuma. A caso, cioè, proprio, sono dovuta andare in bagno per la mattina a lavarlo, che altrimenti se ne sarebbe accorto. Poi ho dovuto aprire tutte le lattine che c'erano sul tavolo in modo che lui non ne scegliesse un'altra. Tipo, eravamo in 4 e io ho fatto questo bellissimo scherzo. Poi inizia a berle, ha un gusto strano, chissà perché. Chicchi di caffè, ne ho messi talmente tanti. Yeah. Chi perde più tempo a prepararsi delle due? Penso io. Sì, io ci metto pochissimo. No, io ci metto tipo 40 minuti. Io, se... Il problema è che io ci metto pochissimo, del tipo proprio se devo sono in ritardo ci posso mettere 15 minuti lavandomi e vestendomi, proprio tutto insieme, sono straveloce. Però poi arrivo al punto blocco in cui non ho idea di che cosa mettermi. Ci sono quei momenti che proprio sono tipo... No, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Ci metto molto più tempo di quello che sembra, perché devo stare lì e inizio ad urlare contro i miei vestiti. Ma io faccio come una cretina. Vestiti ci metto poco, a truccarmi che ci metto tipo 3 giorni. Quindi, oppure ho anche a scegliere gli orecchini, le collane. La parte beauty ci metto tanto. Stagione preferita? Claudia estate. Franci? Secondo me è estate. È estate, ultimamente mi piace tanto anche l'inverno, però troppo bello, cioè maglioni, cioccolate, poi Natale, poi il mio compleanno in inverno. Anche il mio, quindi... Sì, però è bellissimo anche l'inverno. Sì, è bello l'inverno, so che fa freddo. Se venisse un po' di neve ogni tanto a Torino, sì. Cioè qua nevica tipo una volta ogni 5 anni. Siamo alla fine di novembre e non... E c'è il sole, fuori c'è il sole, fa caldo. Il sole ci sta, ma poi... Sì, cioè non fa freddo. Io oggi avevo una giacchetta di ecopelle, vedete. Dipende un po' dai giorni. Comunque no, anche a dicembre, a gennaio non scende manco un fiocco di neve. Quindi è un peccato.
stato, perché siamo poi, non è che fossimo in Sicilia, Sardegna, vabbè. Ma che poi tipo l'anno scorso nevicava ovunque anche in Sicilia, ma non... Anche a Malta! Malta non nevica mai, ok? Loro non hanno visto la neve. È uno di quegli stati che non vedono la neve. In inverno ci sono 10 gradi e lì ha nevicato l'anno scorso e qui a Torino no. Sì, che no, siamo alle Alpi. Comunque in tutto il mondo non è sceso. California? Sì, probabile. Neviche dappertutto. Tacchi o scarpe basse? Allora, a entrambe piacciono molto i tacchi, ma comunque io scarpe basse... usiamo ovviamente le scarpe sì. basse. Ma scarpe basse vanno anche scarpe. Io amo le scarpe da ginnastica. Amo le scarpe. Io potrei comprare un paio di scarpe al giorno. Sì, ovvio. Scarpe col tacco. Pantalone, gonna o vestito? Claudia e anche io vestiti, specialmente se sono molto femminili, pizzo, fiorellini, tutte queste cose. Bellissimi. Che poi non li metto praticamente mai, perché per la scuola io non li metto i vestitini. Però poi quando, ad esempio, vacanze esatto. o weekend, sempre quei vestitini. In estate, cioè, io avevo più praticamente più vestitini che giorni di vacanza. Quindi, sì, regalatemi un vestitino e sarò una persona più felice. E anche gonne. Per la scuola già le metto di più le gonne. Sì, sì, rispetto anch'io. Ai vestitini, perché... No. Animale preferito? Oddio, di Claudia non ho idea. Sparo a caso delfino. Mi piacciono tantissimo, sin da quando ero piccola, però, cioè, non so. Poi voglio un pinguino. Questo è un sì. pinguino. Pinguino. Lo tengo nella vostra bagna. Sai che c'è il... c'è il film I pinguini del Madagascar al cinema. Non so se sia già uscito. Da novembre solo al cinema. Ah, solo al cinema. Poi da novembre. Cioè, siamo quasi a dicembre, però... Beh, lei sta per avere un gattino. Gattini, sì, voglio... Gatti. Amo anche i pinguini tantissimo, cioè, proprio... Li adoro, sono così carini. Questa qui che sto per fare è una domanda molto poco generica. Se la vostra casa stesse bruciando e le vostre famiglie è già in salvo, quindi non puoi salvarle più di così, cosa salvereste e perché? Claudia salverebbe tutti i suoi libri. No, non riuscite, restare in casa piuttosto, uccidetemi con i libri. Franci salverebbe il computer e i trucchi oh, e sì. le scarpe no, e i vestiti. Vabbè sì, i trucchi, ma sì, ovviamente, cioè c'ho un... Ne ho pochi, ma proprio pochi. Ne ho pochissimi. Giusto da tenere, che riesci a tenerli tutti quanti in una mano, cioè... Commedia o il horror? Telefono. Ah, ovviamente terrei anche il telefono, ho un rapporto di simbiosi sì. con il mio telefono. Ma il telefono ce l'avrei già in tasca, ovviamente. Però metti che quella volta c'hai leggings, come la mettiamo? Ce l'avrei in mano, cioè mi tengo un taschino. Sì, praticamente io ho il telefono incorporato alla mano, non riesco a non tenerlo. Che ne so io il suo telefono, però ho la sua mano. Allora, commedia o horror? Si può dire odd? Sì, cioè sei da poco, ma... Claudia commedia. Franci forse horror. A me piacciono da morire gli horror. A me fanno troppa paura. Cioè non li guardo proprio spessissimo, ma li adoro. Cioè, no, io amo le commedie. È credo uno dei miei generi che preferiti. Che faccia ridere, piangere, che sia romantica. Ma così schifo che mi fa piangere. Ecco, io lo potrei anche vedere. Tutte quelle su Sky io l'ho già viste. Blackberry o iPhone? iPhone, il mio amore che sta caricando. Adesso non ve lo porterò, però è lì. Film preferito? Claudia, Percy Jackson. Non è forse il mio film preferito, perché hanno cambiato troppe robe dal libro. Sì, è diversissimo. È troppo diverso. Tu guardi, leggi il libro, poi c'era un mio compagno che ama i libri, no? Di Percy Jackson e ha letto i libri, poi è andato al cinema e si è messo ad urlare contro lo schermo. E tipo al cinema lo guardavano stramale ed era tipo, ma non è così! E si stava in piedi. Ci volevi essere stato, peccato, me l'hanno solo raccontato. Ma anch'io sono una di queste persone, cioè oddio, non mi metto addirittura a urlare, ma dentro penso, no,
Tipo sì. Quando ho letto il libro di Colpa delle Stelle, che l'ho letto in inglese e ho visto il film in italiano. No, dice, non dice magari, ok, sarà nostro per sempre. Dice forse, ok, sarà nostro per sempre. Poi c'è una frase e c'è una mia amica che ha letto il libro e c'è rimasta di merda proprio quando l'hanno tradotto il film. C'è la frase, mi innamorai di lui come quando ci si addormenta. Piano piano e poi tutto di un colpo, non è profondamente, è tutto di un colpo. Ti voglio bene, Chiara. Ah, Chiara? Sì. Ah, non mi ricordo. Allora, il mio film preferito probabilmente è Sono, che non ce n'è uno. Stuck in Love con Logan Lerman. Poi c'è I Tre Moschettieri, sempre con Logan Lerman. Io li elenco con Logan Lerman. I Tre Moschettieri è troppo bello in quel film. Fa morire, ok, basta. Io svengo ogni volta che lo guardo. E poi gli altri film che mi piacciono un casino. Ci devo pensare. Sono numero 4. È bellissimo quel film. Io... mi piace tanto Pretty Woman. Sto giocando questi fazzoletti. Pretty Woman è tenerissimo. Sì. Film. Poi mi è piaciuto da morire Divergent, che è uno dei pochi film presi dai libri che forse mi è piaciuto anche più del libro, ma secondo me è fatto benissimo. Attimo fuggente, che film spettacolare è. E boh, questi tre adesso mi vengono in mente. Ma l'unico problema di Divergent, a me è piaciuto un casino il libro e anche il film, è che è molto molto simile agli Hunger Games. Cioè sarebbe una specie di Hunger Games senza i giochi. Sì, un po' ci assomiglia, però... Sì, cioè mi è piaciuto perché mi sono piaciuti ovviamente anche gli Hunger Games. Descriviamo gli Hunger Games. Però il film poi è uno dei pochi film che l'ha seguito alla lettera. E io ringrazio il regista per aver fatto questo, perché quando segui alla lettera è quella parte giusta, non dovresti, esatto, non dovresti farlo di... Ah, dimenticavo, ovviamente tutti gli Harry Potter, cioè Harry Potter è la mia vita, sì, quindi la sua vita. Ovviamente li ho visti anch'io, non pensate che sono così poco all'avanguardia. Cosa avete mangiato di strano? Io non ho ancora capito questa domanda. Cosa hai mangiato di strano? No, cioè non ho mai mangiato cos'è. L'occhio. Quella caramella. Foto di Halloween con me che mangio un occhio. Sì, lei ha mangiato la mia testa di Halloween, una caramella a forma di occhio. Era inquietantissima, di giorni quando l'ha mangiato occhio era tipo... E poi era buona però, quando ce l'hai in bocca a quel punto, non la vedi. Io di strano, oddio, non lo so... strano penso nulla. Non lo so. Avete qualcosa di uguale? Sì. Di uguale ne abbiamo una marea di cose. Allora, adesso cioè che mi viene in mente, l'anno scorso abbiamo preso da Subdued. Oh, l'ho letto giusto. Un braccialetto. Sì, che fa, cioè praticamente una specie molto sottile, bordeaux, con il simbolo dell'infinito e la scritta Love. Carino. E poi c'è anche questo braccialetto che anche tu te l'ho regalato io. Sì, ma adesso si è sbiadito. Sì, si è sbiadito, c'era scritto Best Friends Forever. Sì, questo qui. Oh. E poi non lo so. Poi abbiamo anche, cioè, non lo so, oggetti in particolare, abbiamo libri, cose uguali, però non mi viene in mente in questo momento. Beh sì. Poi, qual è il vostro programma preferito? Ah, di Claudia... Penso lì. Che bello, sì. E di Franci X Factor. Assolutamente. Team Fragola. Fragola. Io non so neanche di X Factor. Beh, erano tutte le domande. Sì. Abbiamo già finito. Sì. Bene, speriamo che il video vi sia piaciuto. Come sempre, mettete un thumb up. Commentate se avete richieste per video in particolare, condivideteci su Facebook, Twitter, qualunque cosa. Esattamente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!